Cuocerà non si vive. Cuocerà le... Ma se esiste l'inferno, chi lo vede l'inferno? Una picchiata, non ne vanno, ma hanno ucciso! Stiamo passando, sanno, sanno. Sono poliziotti qua che picchiano, fanno uno di tutto. Cioè, là buscano tutti i guardi. Scendono giù allo zero e succede un casino. Che cos'è lo zero? Lo zero è un cerchio, così, dove più stanno 10-15 guardie. Quindi il cinema ammazzavo. Quando veniva in guardia, veniva dalla cellatoia, trovava Truan o maresciallo. Il detenuto lì dentro è solo, anche se ce ne sono 1000, è solo, perché è chiuso nella stanza. E quando 10 guardie aprono una stanza, il detenuto esce solo fuori. Tu escivi qua e andavi qua, scendivi in scala e andavi qua. Chi trovavi? I cornuti. Tornava hanno cornuto qua, hanno dato scurnacchiate qua, hanno dato piccolo qua, una tagnella qua, un capricorno qua, e a tutti i scurnacchiati che sono, chi sono cornuto, e tu stavi qua a mezzo. Mo ti lasci immaginare a te quanta ammazzata vive. E porto un amico più scassato. Una squadra in particolare? Sì, una squadretta in particolare. Li chiamano Valella. Urso bianco, penna bianca, siciliano. Se metti i passamontagni, no? Non si fa fare. E può fare massaggio. Perché sono un merda. Che se sono un merda? E Melella, il soprannome da che deriva? Non lo so. Melella. Se fa russo russo casi, perché sembra covid e battete da tutto. Descrivimelo, com'è? C'ha il melluno. È pelata. Sembra un russo che sembra è alta. Quanti anni ha? Sotto i 50 anni. È una guardia semplice, ma quello è un pezzo di merda. È un pezzo di merda proprio. E orso bianco perché? Perché è alto e grosso. E me lo descrivi, penna bianca? È alto, dei capelli bianchi. Quanti anni ha? Appunto lui, 55-54 anni, una cosa. Ma gli ispettori sanno di questa squadra di Melella? Tutti lo sanno, tutti, non solo gli ispettori, tutti. Anche la direttrice del carcere? Tutti sono al corrente, anche la direttrice. Perché poi il detenuto che è stato picchiato non denuncia? È perché viene picchiato ancora di più. Tu denunciano cosa nel carcere? È finito, hai detto sì, la vita mi sta sempre due carcere. Si informa. E uno che esce da Poggio Reale diventa una bestia. Da Poggio Reale si esce pelve. Perché non c'è nessuno che dice guarda la strada è che sta qua. Sono delle intense incontri in questo momento. Certo. Non mi chieda delle cose che io... No, ma non le voglio chiedere. Ho raccolto dei nomi. Ho raccolto dei nomi, dottoressa. Io non posso trattenermi ancora. Ci sono delle intense in corso per lasciare fare il percorso agli altri. Certo. Dottoressa, lei non vuole sapere quali sono questi nomi, perché parlano del reparto Napoli, allora, e di un certo Melella. Non sono cose delle quali io ora in questo momento ci sono inchieste in corso da citare agli altri. Comunque, grazie.